Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta sfoglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono burro congelato a pezzetti, farina di tipo 00, acqua fredda e il sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Mi raccomando, deve essere congelato. La farina, il sale e l'acqua che deve essere fredda. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 6. Il nostro impasto è pronto, formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo ripreso il panetto dal frigo, l'abbiamo messo su un piano di lavoro infarinato su un foglio di carta da forno, adesso metteremo un po' di farina anche sopra. Prendiamo un altro foglio di carta da forno e stenderemo il nostro panetto in una sfoglia molto sottile. Dopo averla stesa, togliamo la carta da forno e pieghiamola in tre parti, aiutandoci con la carta da forno. Posizioniamola in congelatore per 5-10 minuti. Dopo aver ripreso la nostra sfoglia dal freezer, adesso la stenderemo nuovamente e riformeremo le pieghe. Questa operazione dovrà essere ripetuta per 3 volte. Dopo averla stesa per l'ultima volta, adesso effettueremo 4 pieghe per poterla conservare poi in frigo. Pasta sfoglia. Grazie e alla prossima ricetta.